Il motivo per il quale ci troviamo qui oggi è l'inaugurazione de La Ferita, installazione site time specific dell'artista JR per Palazzo Strozzi a Firenze. Oltre ad una lettura oggettiva dell'opera, evidente sin dal primo momento e legata alla situazione attuale, vi sono, secondo te, ulteriori messaggi che l'artista intende trasmettere? Beh, da storico dell'arte non posso che apprezzare tutti quei rimandi culturali, storico-artistici, che stanno dietro a un'immagine, a un'installazione come questa. Innanzitutto, JR qui utilizza una tecnica, quella della prospettiva matematica, che nasce proprio a Firenze, nel 400, un espediente artistico quindi legato a doppio filo alla nostra cultura. Una cultura quattrocentesca di cui Palazzo Strozzi è uno dei simboli più rilevanti in questa città. La ferita, che apre una breccia sulla facciata di Palazzo Strozzi, rimanda al rovinismo, questa corrente artistica di cui proprio Giuliano da Sangallo, ingegnere e architetto che contribuì allo sviluppo del progetto di Palazzo Strozzi, fu grande interprete. Questo gusto per le rovine, questo rovinismo a lunga durata, arrivando fino ai primi decenni dell'Ottocento, si inserisce in una cultura romantica europea. Tra questi artisti romantici figura ad esempio Hubert Robert, un artista francese come il nostro JR, che a fine Settecento rappresenta la Gran Galleria del Louvre, ancora in fase di costruzione, già rovinata, distrutta dal tempo. This artwork, more than ever, speaks about the dilemma we're having with culture right now, which is that we're right in front of those museums, but we can't necessarily access them. With this installation, it's the first time you can actually see through the building to look at the art. It's a reminder of the importance of culture that is sitting right behind those walls within those museums. La Ferita è un titolo che di primo impatto evoca dolore, ma che se associato all'opera di JR acquista un altro significato. La facciata di Palazzo Strozzi presenta un varco, una sorta di ferita, appunto, attraverso cui è possibile scorgere la primavera e la nascita di Venere del Botticelli e il ratto delle Sabine del Gian Bologna. Perché, secondo te, JR ha scelto di far apparire all'interno di Palazzo Strozzi proprio queste tre opere? L'installazione vuole avere una potenza comunicativa universale, perciò JR ha scelto tre opere esemplari, identitarie del nostro patrimonio storico-artistico, non solo quello fiorentino ma quello italiano tutto. Quindi selezionando due highlights delle collezioni del nostro più importante museo italiano, ovvero la Galleria degli Uffizi e una statua che si trova sotto la Loggia dei Lanzi nel pieno centro di Firenze. Si tratta quindi di scelte simboliche che vogliono omaggiare due momenti topici della storia dell'arte di Firenze, ovvero la fase del Rinascimento aureo di Lorenzo il Magnifico con i due Botticelli e il tardo Cinquecento, il manierismo, incarnato dal Ratto delle Sabine di Gian Bologna. A lot of my walks around the world have always been to create an installation that invites people to come and see it physically. That's even in the time of COVID, the fact that the public want to go and see it, and here it's in open air, it's free to all, it's in the street, it's very important in all the social work that I have been doing, because it makes art completely accessible and free to everyone. I think art is not advertising, nothing is written on it to say what you should think. Come è nata la collaborazione con JR? Ci potresti raccontare l'intero processo, dai primi confronti con l'artista sino al completamento dell'opera? Questo progetto abbiamo cominciato a parlare poco più di 6 mesi fa, quindi va sicuramente riconosciuta la velocità di pensiero e d'azione dell'artista che ha saputo interpretare un momento storico in modo così efficace. Infatti non per nulla si è parlato di un'installazione non solo site specific, ovvero fatta apposta per Palazzo Strozzi e per Firenze, ma anche time specific, ovvero un'installazione fatta apposta per questo preciso momento storico.
anche ricordate il ruolo del mecenatismo che rende possibili certe iniziative. In questo caso dobbiamo ringraziare Andy Bianchedi, che in memoria di sua madre, Hilary Mercus, ricordati, ha voluto finanziare questa grande installazione. Siamo con Alice Fontanelli, Artist Liaison presso Galleria Continua, San Gimignano. Galleria Continua è una delle gallerie dedicate all'arte contemporanea più importanti al mondo, con sede a Roma, Pechino, Parigi, nella campagna parigina, Havana e San Paolo. Alice, potresti raccontarci di più in merito al progetto curato insieme a JR per Galleria Continua? Con JR è scattata subito un'intesa particolare che ha portato alla realizzazione di un primo progetto insieme nell'aprile del 2019 a Havana. In particolare ha realizzato Alain, che fa parte della serie Giants, foto di figure umane in proporzioni appunto gigantesche. Piccolo Alain si affacciava al muro del cinema Aquila de Oro, che è la sede di Continua a Havana nel barrio Chino. E poi arriviamo al 2020, che è stato un anno molto importante per il progetto Omelia Contadina. Tutto parte nel 2019 con un'azione cinematografica firmata da JR e Alice Rohrwacher. Un'azione che era girata all'epoca nell'altopiano dell'Alfina, un territorio tra Umbria, Lazio e Marche, che è diventato recentemente un luogo deputato alla coltivazione intensiva di noccioli. Questo massiccio sfruttamento del terreno non tiene conto degli equilibri che ogni luogo deve mantenere, non tiene conto della biodiversità, e questa preoccupazione ha fatto veramente scattare l'allarme in chi quella terra la custodisce da generazioni e che la considera come il bene più prezioso, cioè gli agricoltori, i custodi dell'agricoltura contadina. E proprio il funerale dell'agricoltura contadina i due artisti hanno voluto rappresentare. Ma come semi che sembrano morti ma in realtà contengono la vita, la loro sepoltura non può che generare nuova vita. Almeno questo è l'augurio che ci facciamo. L'attenzione di JR ai temi sociali e il coinvolgimento delle comunità locali nei suoi progetti è cosa nota. E anche per questo progetto si è mosso nella stessa direzione, ma soffermandosi su un tema che è alla base della stessa sopravvivenza dell'uomo su questo pianeta: mantenerci sani attraverso una sana produzione del cibo e di conseguenza la cura della terra e di tutto il sistema vitale ad essa collegato, che a sua volta determina anche le condizioni climatiche, innescando un ciclo vitale del quale i contadini sono i custodi. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutta la società civile, dalle scelte più consapevoli del consumatore finale all'intelligenza e lungimiranza della classe politica che amministra i territori e la nazione. Il 2020, dicevo, un anno importante perché il cortometraggio è stato presentato fuori concorso alla 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Sempre nello stesso anno sono state realizzate due omelie contadine in Italia, una a Venezia, esattamente nello stesso giorno di presentazione del cortometraggio, e pochi giorni dopo a San Gimignano. San Gimignano, il contesto rurale è sicuramente più affine a quello d'origine del progetto. La grande sagoma di uno dei contadini ha attraversato il tipo centro storico di San Gimignano per poi uscire nella campagna
e attraversare vigneti e campi per poi essere anch'esso sepolto. Il corteo ha accompagnato numeroso e silenzioso la sagoma e poi all'arrivo nel luogo della sepoltura ha celebrato insieme alla banda il momento finale, in cui la testimonianza di alcuni contadini locali ha suggellato un passaggio, la possibilità di un cambiamento e di una presa di coscienza collettiva.